L'abuso di Facebook e dei social network pericoloso per la salute, non c'è dubbio, oggi chi dice internet dice Facebook. Dall'uso all'abuso è stato il tema dell'incontro dibattito organizzato presso il liceo Cannizzaro di Vittoria, al quale ha preso parte anche l'assessore provinciale alla pubblica istruzione Riccardo Terranova. Obiettivo: la prevenzione dalle nuove dipendenze tecnologiche. Sì, abbiamo colto da qualche tempo dei segnali negativi derivanti dall'uso dei nostri studenti di tutti gli strumenti informatici, che possono essere sia il computer, quindi la rete internet, sia anche tante altre apparecchiature che possono causare una dipendenza. Quindi abbiamo voluto evidenziare queste tematiche in questa conferenza in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale, la quale ci ha messo a disposizione dei professionisti, proprio per dare delle nozioni ai ragazzi che possano aiutare loro nella navigazione, in tutto l'utilizzo che si fa di internet in generale. L'immagine del sé, ovvero l'immagine di se stessi che si invia agli altri, anche questo Facebook, una piattaforma multimediale che passa attraverso foto, status, idee, che si decide di condividere con gli altri, siano essi amici, conoscenti o perfetti estranei. Ne accedo semplicemente per vedere le notizie, cosa accade, ma non per pubblicare cose personali o semplicemente per pubblicare foto, cosa faccio durante il giorno, musica. Ma cose, cioè, proprio personali, no? Io ti posso dire che sono il primo che magari ne fa un uso eccessivo, finalizzato a qualsiasi cosa, divertimento, svago, anche informazione, devo dire. Io non ho Facebook e non uso altri tipi di social network, anche se in passato l'ho fatto. Comunque, arrivato a un certo punto, ho deciso di eliminare proprio per il fatto che adesso sta diventando un problema e diventa sempre più una necessità piuttosto che un bisogno, appunto, piuttosto che un piacere. Io non ho tutto questo bisogno dell'occhio sociale, del pubblicare tutte le mie cose private in modo che gli altri lo vedano. Un consiglio che potresti dare, insomma, ai tuoi coetanei per cercare di non abusare di Facebook? Un'ora al giorno di Facebook è più che sufficiente, e penso che basti per parlare così del più e del meno, appunto, con le persone che si, diciamo, sono a distanza.